Rieccoci nell'ultima parte di Primo Uscita al Pari, l'avevo annunciata prima invece questa perché ovviamente c'è un altro break pubblicitario e siamo arrivati alla... te l'ho già chiesto, hai tutte le magliette, le hai tutte a casa, ti manca qualche maglietta di qualche squadra che hai giocato, le tue le hai tutte, no? Le mie sì. Parma, quelle, Lazio, Torino. Quelle più importanti insomma, poi qualche cambio con qualche giocatore importante, le altre no, le altre le ho date via tutte. Ah, le date via tutte? Sì, perché ti chiedono sempre magliette, ma allora tutti i doppi, alla fine mi trovo senza. Se non sto attento, spariscono anche le mie. Succede. E i tuoi figli quando giocavano ti rubavano qualche maglietta? Sì, ma anche adesso magari ti portano via qualche maglietta. Sì, sì. Ti portano via anche quella. Sì. Beh, l'importante è che non portino via le tue, che è un ricordo indelebile quello lì. Senti, Dino, succede che poi, riassumiamo, vieni a trovarmi in una trasmissione, ovviamente è la prima volta che venivi, e nel chiederti ovviamente, perché era appena mancato... Vialli, tu fai un'affermazione ovviamente che poi era, credo anche corretta e se la fanno tutti, quello che prendevamo una volta non era dopi, ma ci fa bene o male, tanto per capirci, sì. Mico Ren, tutti quei farmaci, e Taren è nato un, hai fatto un polverone mediatico incredibile, io credo che non ci sia stato giornale, televisione, siti, tutti gli italiani, io ti ho visto dalla Stampa, Repubblica, il Corriere della Sera, lasciamo stare quelli sportivi che hanno dedicato pagine intere, trasmissioni sportive, c'è stata la Domenica Sportiva, Controcorrente, alle Iene, adesso vedremo un pezzettino alle Iene. Proprio, sì, perché ho dovuto anche... Ma pensavi di no, di non creare, pensavo... Venendo poi una televisione buona, ma locale... Sì, ma ho dovuto anche difendermi su... O affermazione, o hanno capito male loro, o è stata interpretata male, o mi sono spiegato male pure io, nella formazione del doping, perché io intendevo i controlli doping, che poi sì, se dicevano così, per essere precisi, controlli antidoping, li facevamo ogni tre giorni, perché era normale, giochi ogni tre giorni una partita, quindi robe... C'è un passaggio delle Iene che è andato in onda, Marco, la mettiamo in onda così la vediamo. Che molto ovviamente quel passaggio che fai riferimento tu e che ovviamente è stato interpretato, sì, ma che poi subito il giorno dopo l'hai chiarito. Ascoltiamolo un po', vediamo. A dicembre è morto di leucemia l'ex calciatore serbo, poi anche allenatore, Siniša Mihajlović. Aveva 53 anni. Tre settimane fa, invece, si è spento per un tumore al pancreas l'ex nazionale azzurro Gianluca Vialli. Aveva 58 anni. Queste morti premature hanno scosso il mondo del calcio a tal punto che nelle ultime settimane molti ex giocatori sono usciti allo scoperto esprimendo tutta la loro paura. Il primo è stato Dino Baggio, centrocampista della nazionale e vicecampione del mondo negli Stati Uniti nel 1994. Bisognerebbe investigare un po' sulle sostanze prese in quei periodi. Certi integratori bisogna vedere se col tempo fanno bene oppure no, questo è. E quindi hai paura che tu? No, certo, perché sta succedendo a troppi giocatori di calcio, anche in passato. Ma questo ti è successo dove? La Juve, la Lazio, dove? No, ma gli anni prima forse anche peggio, perché il doping non esisteva, quindi potevano prendere quello che volevano. Negli anni miei prendevi delle robe normali, però bisogna vedere nel tempo se queste restano dentro, riesci a buttarle fuori oppure no. E da lì ne è nato un putiferio mediatico, perché quando nasce un putiferio del genere vuol dire che la gente ha davvero paura, non nasce casualmente, hai capito? Cioè tu hai lanciato una cosa che molto probabilmente qualche altro tuo ex compagno avrebbe dovuto farlo, perché poi ne va della vita, perché vuol dire che c'è questo sentore, c'è questa... Allora io parlo per me, no? Beh, ovvio, parlo per me, sì. Perché io entro negli anni 90, dai 90 in poi, quindi i controlli antidoping c'erano, hai voglia, come ti dicevo prima, ogni tre giorni eravamo sotto controllo, certo. Quindi quando dicono non abbiamo preso robe strane, le robe dopanti non le abbiamo mai prese, prendevamo degli integratori per integrare tutto. Il fatto è che poi questi integratori col tempo, quello che voglio dire, fanno bene o male? Fanno bene o male, non lo so. Beh, ma che non facciano anche niente. Il Micoren, credo, correggimi se giuro. Il Micoren era prima, io non sono manco entrato, esatto, con quelli. Ma una prima volta si poteva prendere, non era neanche una sostanza che recava danni al fisico. Lì. Quella era una sostanza che allora si poteva prendere, poi col tempo è diventata dopante. Allora, quei ragazzi che l'hanno presa prima, c'è qualche correlazione o non c'è? Se non c'è nessuna correlazione, tanto meglio. Vuol dire che è a posto. Quindi se c'è delle prove, però, tanto meglio. Però la paura che ha Dino Baggio nel sentire tantissimi altri colleghi tuoi... Paura no, preoccupazione. Paura, paura per modo di dire, preoccupazione, hai ragione tu, che poi ovviamente mica... è poi scientificamente da verificare se è vero o no, perché appunto. Poi sono parole. Però l'hanno avuta tutti, e quando l'hanno avuta tutti vuol dire che
tutto sommato hai aperto una finestrella che per il momento era chiusa, che credo possa fare anche bene al calcio, Dino. Io credo che tu abbia fatto una gran... involontariamente ne è nata. Io credo che tu abbia fatto davvero una gran cosa quella sera lì. Anche perché oggi come oggi, allora i ragazzi hanno conoscenza di tutto quanto. Non prendono prodotti strani, non li prendono perché adesso sono tutti prodotti biologici, di varie piante, quindi non sono sostanze... Hanno i dottori che magari gli spiegano tutto quanto, cosa prendere, insomma, quindi sono molto più preparati. Oggi, secondo me, sostanze dopanti non ce ne sono più. Ah no, sicuramente, certo, sicuramente no. Sì. Anche perché anche magari mi ha fatto passare un messaggio che può servire in un futuro. Ah, no, per me è fatto bene. Poi lo sport per antonomasia, il ciclismo, insomma, dove lì poi alla fine abbiamo visto che sono stati tutti presi con il doping da Pantani e tantissimi altri, e che per arrivare primi bisognava assolutamente prenderlo, perché se non lo prende nessuno vince sempre il migliore, ma se lo prendono tutti, l'ultimo che è l'ultimo e tu non lo prendi, arriva prima l'ultimo, perché così era. Quindi credo sia stato giusto, quantomeno involontariamente, perché poi era nato involontariamente era nata come una chiacchierata dove hai dato libero sfogo ovviamente al tuo pensiero, che è un pensiero che accomuna moltissimi tuoi ex colleghi o colleghi che hanno giocato a calcio con te. E quindi adesso, scusa questa parentesi, adesso cosa fai? Il pensionato? No, sai cosa? Faccio l'autista. L'autista? Faccio l'autista. Chi porti? I miei figli da una parte all'altra, finché non c'erano. Uno c'ha la patente e adesso San Angelo. Quanti anni hanno i tuoi figli? 21 e 19. Anche il secondo c'aveva la patente. No, sta facendo, dovrebbe prenderla tra qualche mese. Hai un bel rapporto con loro? Sì. Sei un bravo papà? Mi impegno, cerco di fare il massimo che può fare un papà, dopo sai. È difficile anche giocare. Sai che poi i genitori non sono tanto ascoltati. I figli magari ascoltano più. Ma prendono. Però l'educazione del genitore la prendono, sì. Ah, beh, quella a me, per forza. Sai cosa c'è che mi piace tanto? Che quando loro hanno girato diverse squadre e quando io vado a vedere partite, che trovo il magazziniere, trovo il massaggiatore, il dottore, il fisioterapista, e mi dicono: c'è due figli che si comportano bene, che hanno l'umiltà, salutano, hanno i valori educati. Di una volta. Io a posto, sì. Io lì a posto. Sei educato. Perché io ho detto, se io vengo a sapere che uno dei due, o tutti e due, vi comportate male, sai i manici di scopa che vi spacco sulla schiena? Ecco, sì, non proprio così. Insomma, no, sì, vabbè, sì. Però vabbè, sì. Però questa è una metafora, senti, l'ultimissima, è una battuta. Dino, un giocatore che ha ovviamente è un altro merito tuo da un mio modesto punto di vista, è un giocatore che ha vissuto in molte città importanti, Torino, Milano, Roma, Parma, trova la moglie che è romana e decide di vivere a tombolo la sua vita, vuol dire che ha dei valori nel paese dove è nato e dove è cresciuto, e questo ovviamente avvalora ovviamente le tue qualità e la tua umiltà. Allora, i veneti di per sé hanno le radici venete, fai fatica, sì, prima o dopo tornano sempre a casa, fai fatica a sradicarli. Io ho avuto anche una brava moglie che poi mi ha seguito, perché sennò dovevo stare anche a Roma. Non è facile, però sai, Roma è bella, Roma è una grande città. No, è bella. A viverci col casino, il caos, diventa... No, ma ti sto dicendo che tu, nonostante la bella città dove hai abitato, dove sei stato, anche Parma è una bella cittadina, tutto rispetto a Tomoro che è un paesino bello ma piccolino, però insomma... Però sai, si vive bene, anche i figli stessi girano in bicicletta, cioè, ci sono altre cose che... valori che hanno poi anche la città è più, devi stare più attento a tutto in città, non è tanto poi oggi come oggi abiti in maniera tranquilla in quel di Tombolo, dove c'è anche ovviamente il proprietario della Mediolanum, insomma moltissimi atleti, anche ciclisti, insomma Tombolo ha sfornato, è un paese. Peccato non abbia la squadra un po' più in alto, nemmeno quella di supportarla. Quest'anno la vince, dovrebbe andare in seconda categoria, puntare alla prima categoria. Dovrebbe andare in prima categoria, però no, col tempo vedrai che magari in promozione ci arrivano. Almeno promozione, eccellenza, insomma, dai. Allora, il paese mio è un paese di sportivi. È anche un paese forse ricco, c'è un Guinness dei primati che nessuno sa, che ci sono giocatori del calcio, nuoto, ciclismo.
Beh, cioè, qua, nelle scuole, io sono andato a fare lezione nelle scuole di Tombolo e nelle pareti ci siete tutti voi, tutti gli, tutti gli atleti che hanno reso importante Tombolo, ed è per questo che dovrebbe avere anche una scuola di calcio, non dico in Serie A, ma quantomeno in eccellenza. Ci arriveranno, dai, un po' alla volta ci arriveranno. Magari con un figlio di Nobagio all'interno della squadra che faccia. Magari un po' più avanti, sicuramente, se intanto lasciano che facciano la loro strada. Io dico sempre, qua, se voi dovete stare anche via da casa e capire come è la vita fuori da casa. Loro adesso sono 3 anni che sono via da casa, che girano, e se ne rendono conto, perché devi maturare molto più in fretta, devi arrangiare a fare tante cose, e quando tornano a casa e mi dicono, sai che c'è ragione che stai fuori, state fuori e imparate, dopo rientrate quando guardi siete... Guardi le partite di Champions di solito. Ieri ho visto, sì, ieri ho visto il Milan. Senti, il Napoli può vincere la Champions? Io lo spero. Spero, perché Napoli merita. A parte che lo scudetto è già stare. Io ti ho chiesto la Champions. Non è facile la Champions, perché la Champions non è facile. Però secondo me se arrivasse in finale sarebbe già una bella... Tanta roba. Tanta roba. Tutta Napoli si sposta. Ma Napoli, figurati, fanno festa per 10 anni dopo. Vabbè. Vi ricordo ancora il libro di Nobagio, eccolo qui, chiamateci per chi è interessato, ovviamente se ci sono molte richieste lo ristamperemo, perché è terminata la stampa, gocce ovviamente del mio carissimo amico Marco Luigi, che racconta la storia di Dino Baggio, eccolo qui, mi raccomando, prenotatelo e se arriveranno molte richieste lo rimetteremo in stampa. Grazie Dino, grazie, è stato davvero molto bello, mi sono divertito, poi con te sei una brava persona, quindi niente, in bocca al lupo, avremo modo di rivederci. Grazie Dino. Grazie a voi. Invece noi e ai nostri telespettatori do appuntamento mercoledì prossimo con un'altra puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte.